Ballando con le stelle 2021. Tutte le novità sul cast. Una nuova edizione di Ballando con le stelle sta per cominciare. Per ora era stato ufficializzato soltanto un nome, ossia quello di Morgan. Anche al momento non ci sono ancora nomi certi, ma nuove indiscrezioni che sembrano essere fondate e probabili. Nel periodo autunnale inizierà una nuova edizione di Ballando con le stelle. Ci sono già stati diversi avvenimenti importanti che l'hanno coinvolta, come per esempio l'addio di Raimondo Todaro, storico ballerino professionista, che ha deciso di recarsi ad Amici. Milly Carlucci ha innanzitutto, negli ultimi giorni, voluto confermare che non ci saranno ulteriori cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la giuria. Torneranno ad esprimere la loro opinione sui balli Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guglielmo Mariotto, Caroline Smith e Fabio Canino. Ovviamente tutto un altro discorso riguarda il cast, che cambia ogni anno e su cui ci sono ancora molti dubbi. L'unico nome confermato è stato quello di Morgan. È stato il cantante stesso a rivelare sui social la sua partecipazione, precisando di doverlo fare sia perché è costretto a lavorare per le sue figlie, sia per portare un po' di cultura sulla Rai. Le parole di Marco Castoldi avevano fatto molto discutere, dato che aveva anche aggiunto di subire mobbing da parte della rete da ormai diverso tempo. A ogni modo, ora ci sono delle perplessità anche sull'unico concorrente che sembrava essere sicuro. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, infatti, Morgan avrebbe assicurato la sua presenza, firmando il contratto soltanto per 3 puntate. Resta da chiedersi che cosa succederà dopo. Potrebbe esserci un ritiro o si farà in modo di convincere Castoldi a rimanere più a lungo, se non dovesse essere eliminato? Intanto un altro nome che sempre secondo Roberto D'Agostino sembra essere praticamente confermato è quello di Federico Fashion Style. Quest'ultimo aveva tra l'altro lasciato intendere di doversi occupare di un nuovo progetto e di conseguenza sembra essere un concorrente sicuro. Sempre secondo Dagospia, un altro nome praticamente certo è quello dell'ex calciatore Fabio Galante. Invece ci sarebbero in corso delle trattative con 3 personaggi del mondo dello spettacolo, Albano Carrisi, Sabrina Salerno e DJ Albertino. Nel caso di Carrisi si tratterebbe sicuramente di una buona consolazione dopo la delusione di The Voice. Allo stesso tempo però la sua presenza andrebbe a infrangere quella che è sempre stata una regola chiave di Ballando con le Stelle. Infatti al programma non possono prendere parte personaggi che hanno già partecipato a dei reality show. Albano andò sull'Isola dei Famosi e quindi per lui l'accesso al programma di Milly Carlucci sarebbe impedito. È probabile che per un personaggio del genere si decida di fare uno strappo alla regola, considerando che si recò a Ballando con le Stelle anche nelle vesti di ballerino per una notte con Romina Power. Il settimanale nuovo, invece, ha fatto altri nomi di probabili membri del cast, come Maddalena Corvaglia, Nietta, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi. Tutti questi personaggi sembrano essere molto papabili, ma Riccardo Signoretti ha anche ipotizzato la partecipazione di Marcel Jacobs. Il velocista, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ha conquistato tutti e la sua compagna ha anche fatto sapere che lo vedrebbe bene a Ballando con le Stelle. Si tratta quindi di un'opportunità che il programma di Milly Carlucci potrebbe difficilmente perdere. Per avere ulteriori notizie, intanto, non resta che attendere che la data d'inizio si avvicini. Voi, che cosa ne pensate? Vi piacciono i nomi di questo cast o preferireste qualche cambiamento? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!